Buongiorno a tutti da me e dall'operatore Alberto Capo, siamo alla Palestra Le Dune Fitness giovedì 29 luglio, è una data che ci avvicina ormai al mese di agosto, quello più frequentato dai vacanzieri, ma non dimenticate di curare il vostro fisico e per questo ci siamo anche noi tutte le mattine a tenervi compagnia. Oggi vi presentiamo un campione europeo. Gabriele Calista, buongiorno. Buongiorno. Gabriele, tu ti alleni presso questa palestra, sì, Silvi Marina. Sì, presso questa palestra già da un po' di tempo. E sarai tu oggi che ci farai da istruttore per gli esercizi che ci mostrerà Marco Riti, il nostro Marco che è stato privato del microfono per oggi perché farà da modello. Allora, buongiorno Gabriele, parlaci di te, campione 90 kg nella categoria Master nel 2019. Sì, ho iniziato questo sport che è il powerlifting nel 2011. E attualmente all'attivo ho due titoli europei, una medaglia d'argento agli europei di Limerick, di Helsinki, ho vinto un mondiale e ho dei vari record, tra cui il record sullo stacco da terra di 331 kg. Gareggio nella categoria 90 kg, da un paio d'anni sono passato nella categoria Master 1 perché ho compiuto 40 anni. Complimenti Gabriele, puoi togliere la mascherina? Allora oggi ci rivolgiamo ad un pubblico un po' più allenato. Sì. Che cosa ci mostri? Oggi squat, vero? Sì, lo squat, partiamo con lo squat. Come dicevo, il powerlifting, diciamo, si basa su tre esercizi, che sono i tre esercizi fondamentali, che sono lo squat, la panca piana e lo stacco da terra. Allora, quindi Marco si posiziona sotto il bilanciere, che attualmente è caricato a 60 kg. Perfetto, sempre due movimenti, quindi lui stacca prima il bilanciere, poi fai due passi indietro e mette l'aria in pancia, si posiziona dritto, scende giù, perfetto, in modo che l'anca vada al di sotto della linea orizzontale del ginocchio, perfetto, tira fuori l'aria tornando sopra. E questo è un, diciamo, esercizio che quante volte si può ripetere? Uno sforzo notevole, 40 kg? E allora, poi magari dipende un po' dallo sport che si pratica. Nel powerlifting noi, diciamo, questo esercizio lo facciamo anche 2-3 volte a settimana. Quindi facciamo molto squat. Quante serie? Nel bodybuilding. E le serie variano, possono essere 6-7 serie. Si lavora sempre in percentuale poi quando si prepara una gara, no? Man mano che ci si avvicina. Però, diciamo, la schiena, in un allenamento. Come si protegge la schiena? La schiena esercizio? Si protegge in questo caso, diciamo, con un carico così gestibile, 60 kg, va benissimo anche senza una cinta. Però molto importante, come dicevo, mettere l'aria nella pancia e tenere, diciamo, gli erettori spinali duri, contratti, cercare di essere sempre, di avere sempre la stessa posizione, sia nella discesa che nella risalita. Questa cosa, diciamo, rinforza innanzitutto la schiena, rinforza la cintura addominale e protegge dalle lesioni. Gabriele, ricordiamo che c'è un pubblico da casa che non è allenato come Marco, quindi sì. Che cosa suggeriamo? Come si può fare un esercizio simile a casa senza un peso così grande? Certo, questo esercizio si può fare, diciamo, anche a casa, anche senza pesi. Prego Marco. Tranquillamente, a corpo libero, perfetto. Naturalmente le ripetizioni le alziamo un po', lavoriamo sulle 15 ripetizioni, anche 20, un 4 serie sono più che sufficienti. Questo esercizio, braccia sì, lungo le spalle. Diciamo, poi per mantenere meglio l'equilibrio, lui si mette così perché riesce a essere a rimanere in equilibrio. Marco, vieni qui che concludiamo la trasmissione. Grazie a Gabriele Calista, ci rivediamo domani con te. Grazie, grazie a voi. Marco Riti e noi andiamo a parlare come sempre di alimentazione in modo corretto con la dottoressa Marina Manieri.
Ed eccoci pronti a cambiare argomento e sono sicura che quello di oggi vi piaccia molto. Dottoressa Marina Manieri, buongiorno. Buongiorno. E voilà la pizza margherita. Ci ospita ancora a Trieste, presso il complesso residenziale Le Dune di Silvi Marina, e noi oggi parliamo di questo elemento dieta mediterranea. Abbiamo detto che pizza, lo diceva proprio la dottoressa Marina Manieri ieri, è la parola più pronunciata al mondo, e la pizza margherita è sicuramente la più mangiata al mondo. Ebbene sì, anche per una questione tradizionale, ecco. Allora, quali sono gli ingredienti base della pizza margherita? Allora, vabbè, oltre all'impasto, il condimento tipico della pizza margherita è appunto rappresentato dal sugo di pomodoro, mozzarella di tipo fior di latte, olio extravergine d'oliva e basilico fresco. Quindi questa è la ricetta base. La pizza margherita ha una storia molto interessante, vero? Sì, la leggenda infatti narra che essa fu creata come piatto appositamente per la regina Margherita di Savoia. Questo perché ai tempi, quindi nel 1800, alla fine del 1800, la pizza, cioè per pizza si intendeva un alimento dolce, quindi una sorta di torta. Mentre questo chef napoletano, Raffaele Esposito si chiamava ai tempi, di questa pizzeria famosissima a Napoli, avendo come ospite la regina, pensò bene di creare una pizza, però salata, con gli ingredienti che aveva a disposizione e che simboleggiavano i colori della bandiera, quindi bianco come la mozzarella fior di latte, rosso come il pomodoro e verde come il basilico. Però in realtà qua ci troviamo davanti a un falso storico, cioè questa leggenda non è vera, anche se è molto conosciuta, perché furono trovate tracce di questa ricetta già in un ricettario napoletano nel 1850, quindi almeno 30 anni prima, dove appunto il nome Margherita, più che essere legato alla regina, era legato al fatto che su questa pizza erano presenti queste sfoglie di mozzarella come fossero dei petali. Quindi un po' più per questo, se vogliamo. Quindi il pizzaiolo Esposito ha bleffato. Esattamente, si è approfittato di questa situazione. Ha fatto una sviolinata alla regina, l'ha fatto credere che era per lei. Allora, passiamo ai valori nutrizionali. Cosa dire in merito? Allora, la pizza è un alimento, la pizza margherita nello specifico, leggero, nel senso è molto digeribile, però ha un buon carico di carboidrati, perché la maggior parte dell'energia è rappresentata appunto dai carboidrati complessi dell'impasto. Pertanto essa potrebbe essere serenamente sostituita a un pasto, ma più a un pranzo che a una cena, essendo che noi di solito invece la pizza la mangiamo a cena, mentre sarebbe un ottimo sostituto della pasta, per esempio. Bene, allora fate tesoro di quello che ha detto la dottoressa Maieri, perché la pizza credo che la mangiamo o tutti i giorni o quasi. Allora, grazie alla dottoressa Manieri, grazie a voi che ci avete seguito da casa, grazie al nostro tecnico Alberto Capo. Ci vediamo domani a Buongiorno Fitness, sempre insieme alla nostra dietista. Vi auguriamo una buona giornata. Buona.